Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus allerta a Parigi, il 17% dei test è positivo, un dato mai raggiunto finora. Covid passa velocemente da giovani ad anziani. Il direttore dell'Agenzia regionale della salute di Parigi spiega che solo tra le persone che hanno tra i 20 e i 30 anni abbiamo oltre 800 casi positivi su 100.000. Il problema è che la soglia d'allerta è 50. Il premier Costeau dice che i francesi hanno considerato un po' troppo presto che questo virus era scomparso. Preoccupazione per Macron dopo aver incontrato il presidente della Polinesia francese, risultato positivo nelle scorse ore. Uber chiusa l'indagine per caporalato su rider. La manager dice fuori da qui non dire mai più, abbiamo creato un sistema per disperati. L'inchiesta della Guardia di Finanza il 29 maggio aveva portato il tribunale a disporre con un provvedimento mai preso prima nei confronti di una piattaforma di delivery. Il commissariamento della filiale del colosso americano, appunto. 10 gli indagati, stralciata la posizione della società che il 22 ottobre dovrà affrontare un'udienza alla sezione misure di prevenzione davanti al collegio presieduto da Fabio Roia. Vitalizi, Palazzo Madama fa ricorso contro la reintroduzione del privilegio per ex senatori, stoppa la restituzione degli arretrati milionari. Nel giugno scorso la commissione contenziosa aveva accolto i ricorsi sul taglio di vitalizi presentato dagli ex parlamentari. Ora che sono state depositate le motivazioni, la segretaria generale del Senato, Elisabetta Serafin, ha deciso di presentare appello congelando la restituzione degli arretrati. La palla passa al Consiglio di garanzia. Licenziamenti facili, scuola pro imprese e più sanità privata. L'Italia che vuole Confindustria in un documento di 385 pagine per gli associati. Nel documento si legge il coraggio di cambiare, che è stato presentato durante l'assemblea annuale dell'associazione. Si delineano strategie di intervento a 360 gradi. Tutto va ripensato come fosse un'impresa, una visione datata e sconfessata dalla storia recente, ma mai passata di moda in viale dell'astronomia. Quindi semplificare i licenziamenti, sanità come politica industriale e con più spazio al privato, scuole che formano dipendenti più che persone. Idee curiose sullo smart working e una nuova concezione dei lavoratori. Collaborativi, partecipativi, a senso unico e non antagonisti. È proprio strana questa Confindustria, cari amici. Le mani della mafia sulle aziende in crisi, record di interdittivi emanate dai prefetti, 150 al mese. Nel 2020 sono già 1.400. In tutto il paese ci sono circa 3.000 fascicoli di indagini aperti sull'infiltrazione delle mafie nell'economia. I tempi di indagini però sono lunghi e per questo motivo che, come racconta il quotidiano Repubblica, le prefetture hanno cominciato a usare l'arma dell'interdittiva. Un terzo dei provvedimenti sono stati emanati negli ultimi 4 mesi, cioè nello stesso periodo in cui alle aziende sono cominciati ad arrivare gli aiuti del governo alle aziende. Imputazione coatta per il senatore della Lega Candiani, è accusato di istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale. La procura aveva chiesto l'archiviazione perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato. L'associazione antimafia Rita Atria, con l'avvocato Goffredo D'Antona, si era opposta dopo aver denunciato la pubblicazione su Facebook di un video in cui i due descrivevano il rione San Berillo come la patria dell'illegalità, un quartiere in mano agli immigrati clandestini dove regnano spaccio, contraffazione e prostituzione. Covid, i morti per tumore al colon cresciuti in Europa di quasi il 12% per ritardo di screening di un anno.
A livello globale, spiega Luigi Ricciardiello dell'Università di Bologna, i sistemi sanitari stanno fronteggiando forti difficoltà a causa del Covid-19. Le autorità sanitarie devono agire con urgenza per riorganizzare le attività durante il Covid-19 senza compromettere la diagnosi di altre malattie ad alto impatto. Senato, maggioranza in bilico per 5 parlamentari positivi. Fantetti lascia Forza Italia e passa al MAIE, che sostiene il governo. Il senatore Azzurro spiega che si tratta di una decisione impegnativa ma politicamente necessaria per raggiungere gli obiettivi che avevo presentato nella mia candidatura al seggio per la circoscrizione estero. Il passaggio avviene proprio alla vigilia del voto sulla NADEF e sullo scostamento di bilancio, quando alla maggioranza serviranno almeno 161 voti. Pesano le assenze dovute al contagio da Covid-19. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.